Il commissario per la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, Gisonni, qualche giorno fa all'Aquila ha illustrato pubblicamente il suo piano, il suo progetto appunto. Cosa si andrà a fare concretamente? Sono state individuate una serie di fasi progettuali, ma anche per due grandi filosofie. La prima è quella di rendere a compartimenti separati autostrada, laboratori e condutture. E l'altra è quella appunto della massima tutela dell'ambiente in cui ci troviamo. L'idea di costruire un cunicolo di sottoservizi nell'arco rovescio della galleria, quindi un cunicolo entro il quale nei sottoservizi vi saranno le condutture. Questo cunicolo e condutture stesse verranno riposizionati in maniera assolutamente, come dire, separata, stagna da quello che potrebbe essere la parte superiore. Sia il commissario Gisonni sia il commissario Corsini hanno ben chiaro che dovranno agire insieme. Sappiamo che attualmente ci sono 120 milioni di euro, il progetto designato ne porta circa 180 milioni di euro, però il commissario Corsini ha già detto che lui ha a disposizione un budget particolarmente ricco a suo dire, e quindi lavorando insieme si potrebbero ottemperare a queste spese, ipotizzando che nel 2023 si possa, come dire, partire effettivamente, quindi si sia già, come dire, portata avanti anche una sorta di gara vera e propria. Sappiamo che ci vorranno degli anni per compiere questi lavori. Sono stati individuati due scenari, a secondo se i lavori consentiranno, come dire, una chiusura della galleria totale, quindi un utilizzo esclusivamente di una sola. Noi abbiamo, ricordiamo che questo è l'unico traforo che ha due gallerie, e questo comporterebbe circa 36 mesi di lavori, mentre invece l'altro scenario ipotizzato è quello di poter, come dire, lasciare aperte le due canne e agire in maniera alternata. Questo potrebbe in qualche maniera comportare circa 42 mesi di lavoro. Insomma, ci sono delle differenze che vanno dai 3 ai 4 anni per la ambito lavorativo. Noi come osservatore abbiamo sempre detto che le normative ambientali non vanno derogate. Per noi quello è un punto di forza, perché le normative ambientali non sono lacci, sono strumenti di controllo e di, come dire, per monitorare anche quello che si fa sul territorio in un ambiente così delicato.